E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi io e Drago stiamo giocando a Blade Ciao. and Soul. Sono 3 giorni che ci stiamo nerdando come dei disperati, infatti siamo già a livello 34 e adesso dobbiamo recarci a fare un dungeon che ci piacciono tantissimo. È un gioco molto molto carino, si expa abbastanza velocemente. Ci sono tantissime missioni, tantissimi dungeon come proprio piacciono a me. Ogni tanto nelle mappe spawnano dei mostri che se killati vi danno comunque degli oggetti, come possono essere degli anelli, degli orecchini. Questo praticamente è il mio inventario. Allora, questo gioco, ragazzi, ha veramente una vastità di skin. Ve le faccio vedere alcune che sono veramente bellissime. Questa è una. Questa. 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 Aspetta, poi c'è quest'altra. E no, poi c'è quella lì, Drago. Ecco, questa. Cioè, guardate. No, è fabulous. Ma le vedranno meglio in combattimento. Esatto. Però adesso, vabbè, ho su questa. Poi ci sono praticamente gli shield che ogni triangolo vi dà comunque degli effetti. Se completate tutto l'ottagono avrete comunque un effetto del set aggiuntivo. Ci sono veramente tantissime cose. Ogni tot vi danno dei regali. Veramente è un free to play a tutti gli effetti, ma ragazzi, noi stiamo facendo praticamente tutto. Ci possiamo gruppare, possiamo adesso da livello 35 possiamo commerciare. Cioè, di differenze, sinceramente, shoppando o non shoppando, ancora non ne vedo. Ovviamente siamo di livello basso, quindi può essere che con l'avanzare dei livelli poi ci servirà qualcosa, ci servirà a shoppare, non lo so, questo non ve lo so dire, poi appunto vi dirò più avanti. Per adesso ci stiamo divertendo un sacco, la grafica è eccellente, comunque parliamo di un gioco della NC Soft, casa che comunque porta anche Ion, e Ion ci ho giocato 2 anni. È veramente bellissimo, ha una grafica eccezionale e questo comunque è molto simile. Come grafica non è quanto Ion, ma ho sentito dire che comunque stanno pensando ad un rifacimento, insomma, grafico per renderlo molto più bello. Quindi noi aspettiamo. Per adesso ci divertiamo. Io comunque ho scelto la classe del Warlock e mi piace veramente tantissimo. Drago ovviamente ha scelto la classe più difficile del gioco, l'assassino, Se non che è Drago. una classe che comunque attacca da vicino, ha tantissime combo, se non fai comunque le combo sono cacchi, è veramente una classe difficile. Allora, diciamo, alcuni dungeon li fa fare in solo, altri dungeon invece li fa fare in gruppo, secondo me dipende anche dalla difficoltà, se è un dungeon semplice casomai te li fa fare da solo, se è un dungeon un po' più complesso fa fare in gruppo. Allora, c'è un dungeon bellissimo che dobbiamo assolutamente fare, solo che io e Drago non riusciamo. O aspettiamo di salire di livello e poi lo riproviamo. È quello Non so. praticamente della nave. Ed è bellissimo e dà comunque ricompense eccezionali. Inoltre, da quanto ho capito, perché la missione è la blu, quindi è una missione comunque secondaria, però ha il simbolo dell'infinito, quindi in teoria dovrebbe essere una missione ripetibile. O giornaliera, non ho ancora capito, ecco. Quindi le missioni gialle sono missioni campagna, quindi principali che dovete fare per andare avanti con la storia. E poi ci sono le missioni blu, che sono missioni secondarie che vi consentono solamente di ottenere appunto ricompense o exp aggiuntiva. Poi ci sono le missioni viola, quindi queste qua che sono tipo lilla, che sono missioni che, da quanto ho capito, sono inerenti alla tua classe, all'ottenimento di altre skill, eccetera, eccetera. Boh, ho spiegato questo, andiamo. Bando alle ciance. Picchiamo la gente. Ok. Perfetto. I ranocchietti intrappolati. Sì. Ho visto, intanto io me li levo tutti da mezzo perché poi mentre faccio le cose ti arrivano i mob addosso, mi dà un fastidio che Dio solo lo sa. Ok, ne ho liberati due. Io ne sto liberando uno, ok? Oh, guarda! Ok.
Dobbiamo tornare. Ok, usiamo il trasporto perché è Sì. lontanissimo. Ok. Barra di caricamento. Sì, Nico, nerda, nerda, che poi dobbiamo fare quel dungeon insieme, perché è bellissimo. Solo che in due non riusciamo. Infatti stiamo avanzando col livello proprio per provare poi a farlo. Perché da Ok, quanto ho perché. capito è una giornaliera o ripetibile, non so che cosa, e dà comunque delle ricompense carine. Cioè, scrigni, cose, insomma, fighe. C'è molto figa. Quanti Però in sono? due non riusciamo a farlo. Sono fortissimi. Vabbè che noi quando l'abbiamo provato, Drago, eravamo livello 20, 25. Che No, livello aveva? Può 23, darsi credo. pure che se lo rifacciamo. Io non devo ancora Quante giocare adesso due ci stream. chiamate? Però aspettiamo Nico. Quando arriva Nico a farlo, che deve farlo, allora andiamo. Eccolo! Ah, eccomi. Oh mio Dio, dov'è? Ma sta Ma fluttuando mentre volevo selezionarlo per invitare, ma Nico viene nudo e con le ciabattine. Ok, mi ha fatto entrare. Vediamo se ci siete anche voi. Allora, Drago e Nico. Drago c'è. Ok. Drago, non fare il solito cretino adesso che ti butti contro i mob. Fai piano. Ah, qua arriva il Nico? tipo con i capelli bianchi. Ammazziamo solo questi due davanti. Ok. Adesso dovrebbe arrivare il tipo con i capelli bianchi tutto incainito. E li sciotta. Dov'è? Perché non arriva? Ok, Aspettate. eccolo. Oh, è Si pensa a arrivato. Duchan. Doom. Adesso li sciotta tutti. A posto. Mo, quelli forti sono lì davanti la porta. Però noi facciamoci prima questi qua a destra. Sennò poi arrivano tutti assieme e ci fanno le ciappette nere. Ok, mo il grosso è quello lì in mezzo. Va male la cosa. Perché, raga, Allora, quello gli butto, grosso gli butto il congelando. coso. Mica è partito. Ok, è rimasto solo lui. Mi ha No, congelato. anch'io. L'ho avvelenato. Morto. Bella. Ok. Abbiamo fatto il culo. Ok, mo però avevamo passato questo pezzo, vero Drago? Qual era il pezzo Sì, voglio. difficile? Era quello di sotto, Qua che erano in scendiamo. 25, erano in 25.000. Qui diciamo ancora No, qui sì. è ancora facile. Poi c'è questo tipo qua che fa Ecco. male della Madonna. E Pronti? questo era? No, no, non era questo. Pronti? Vai. Ok. Ah, era qua! Oddio mio, che si Era riempiva tutta la questo. mappa di Sì. mob! Allora, dobbiamo uccidiamo prima tutti. E lui è il boss con l'rompicoglioni che dove siamo morti. Quale? Quello lì, vedi, quello lì davanti, Sì, e cioè allora proprio davanti ammazziamo alla prima porta. questi che camminano intorno. Fate voi che li attaccate da lontano, così almeno mi vedono. Il cuore. Questo prendetelo questo un Sì. attimo. L'abbiamo preso l'altra Ma riprendiamolo, Drago. volta. Ah, sì, due volte l'ho fatto. Ok, allora. Ok, killate quegli altri due. Ok, il boss è quello lì. Vabbè, vado, dai. L'avveleno. Sabbia. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta che arrivo, Nico. Vai giù per terra. Incatenato. Porca miseriaccia. A Mercoledì. terra, a terra. Incatenato. Vai giù, vai giù. Vado. Oh!
grandi. Bella. Bella sì. Okay, posso... Ah, vedi, adesso si è aperta la porta per continuare. Mamma mia, quanto cazzo siamo figli. Ma sai cos'è che l'abbiamo provati tutti che eravamo a livello di Nico, più o meno, eh? Anche quello sembra fortino. Aspetta che mi avvicino. Aspetta. No, non è tanto forte. Cos'è? Oddio, che paura. No, scende tranquillamente. Mi ha messo paura perché era enorme. No, la cosa figa di Nico è che congela. Una figata. Per poco tempo, però. Vabbè, meglio di niente. Io incateno, tu congeli. Bene o male li blocchiamo per un po'. Oh, ma quanti drop ci stanno per terra? Non ho più spazio nell'inventario. Guarda quanto sono figo da invisibile. Però ho un po' di paura per il boss finale, sinceramente. Lo vedi, Nico? Sì, cioè vedo il nome, non vedo proprio la persona. Ah, ok. E ci dobbiamo buttare giù o gli lanciamo questi cannoni in faccia? No, dobbiamo buttarci. Pronti? Pronti, sì. Nico è andato! Ma selezionato? C'ho un cerchio sotto, cioè... Via. Ma che mi sta facendo? Lo incateno, cadi a terra. Via. Easy. Morto? Sì. Oddio. No. Oddio, no, non è morto. No! Oh! Che succede? 43.000 di vita. Ok. Non c'ho più il mio servetto, cosa brutta. Vabbè, cadi a terra, va. Non ci cado a terra? Ecco il servetto. Allontanati dal cerchio, amico. Oh! Arriva su di te. Sì, visto. Dov'è? Dai, oh! 1% di vita attaccato. Ok, morto. È morto? Fatto. Yes. Sì. Ok, dove sono i drop? Quali drop? Che ci ha dato? Questo? Eccola. Parlare con qualcuno. Il video termina qui. Se vi è piaciuto, mettete tanti like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nessun video e live in uscita. Inoltre, vi aspetto sulla mia pagina Facebook e Instagram. Alla prossima. Ciao!